Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Amico Cane. Nel suo paese d'origine, che è il Belgio, viene definito il piccolo diavolo nero, ma è davvero così lo schiperchi? Lo chiediamo all'allevatrice Cinzia Vicini, che è con noi questa sera. Grazie, buonasera. Ecco, lui come si chiama intanto? Lui è Artù. È un maschietto di sei anni ed è stato il mio primo Skipper perché il primo arrivato qua da casa mia. Ecco, è una razza che in realtà non è molto diffusa in Italia. Eh, partiamo dalle origini. Partiamo dalle origini quando nasce e da dove arriva questa razza canina. Lo Ski chi è una razza belga, al contrario di tante altre razze che sono state selezionate magari nelle campagne, in situazioni rurali. È un cane che da subito è stato selezionato in città, arriva proprio da Bruxelles, dove era impiegato sia sulle, sulle chiatte per la caccia ai topi ed era famoso per essere il cane dei ciabattini e dei conciatori di pelli. Ecco, quindi aveva la funzione quella di andare a caccia di ratti. Diciamo qualche caratteristica morfologica, dimensioni, peso: a quanto arriva? Algarrese. Allora, è un cane piccolo, nel senso che è un cane che fa 30-35 cm di altezza, ma è un cane massiccio. A parità di, di altezza con altre razze pesa di più perché comunque pesa, diciamo lo standard dice dai 3 agli 8 kg, ma in realtà su quasi tutti i soggetti pesano tra i 5 kg e i 7 kg. Sono molto robusti. Sono molto robusti e sono vivaci, com'è il carattere del piccolo diavolo nero? <ride> Ma è vero sono che è vivacissimi, così. sono dei piccoli cani da pastore, e quindi diciamo sono l'equivalente del pastore belga come il Malinois o il Tervuren, in formato minuscolo. Sono quindi versatilissimi, sanno fare di tutto un po', infatti adesso Artù si è... Se ne vuole andare che ha visto gli altri cani che giocano. Ma ah, mi sembra giusto. Sono cani adatti a tantissime attività diverse. Parliamo magari del cucciolo. Sono cuccioli molto vivaci, molto intraprendenti e che hanno il vantaggio di imparare molto molto velocemente. Sono cani facilmente addestrabili con qualsiasi metodo di addestramento. E com'è il rapporto con il proprietario? Hanno sempre una figura di riferimento? No, in realtà sono cani che si affezionano molto a tutta la famiglia. Eh, io ho anche un bambino di 8 anni e anche lui va assolutamente d'accordo con tutti gli skipperchi e sono cani che non hanno solo un punto di riferimento, ma tendono a ubbidire a tutta la famiglia senza tanti problemi, senza particolari preferenze. Ecco, proprio menzionavi il rapporto con i bambini. Come diciamo lo, lo, lo gestiamo? Come con tutti i cani, l'importante è che il bambino sia rispettoso dell'animale e non sia troppo invadente con l'animale, soprattutto i primi tempi, soprattutto all'inizio. Dopodiché, lo skipper che diventerà sicuramente il compagno prediletto del bambino perché è un cane molto, molto affettuoso e ha una pazienza infinita. Non bisogna approfittare della sua grande pazienza per non stressare inutilmente il cane perché. Il cane sopporta davvero tantissimo e quindi magari qualche famiglia, qualcuno può avere la tendenza a lasciare magari che il bambino esageri un po' con l'animale vedendo che l'animale in fondo non si ribella mai. Ecco, allora eh, diciamo quali sono le sue motivazioni di razza, di che cosa ha bisogno? È un cane che ha bisogno di un forte rapporto con la famiglia e di lavorare con la propria famiglia, che non vuol dire per forza fare attività sportiva o non vuol dire fare lunghissime passeggiate, ma vuol dire avere un rapporto intenso di collaborazione. Sono cani che amano molto i giochi di attivazione mentale, sono i cani che amano proprio collaborare e compiacere la propria famiglia. Quindi più che la lunghissima passeggiata hanno proprio bisogno del gioco con la pallina hanno bisogno de del seduto, ma inteso proprio come gioco, di una parte di addestramento che per loro è molto gratificante. Quindi è consigliato l'educazione, una sorta di addestramento è consigliato? Io lo consiglio sempre, soprattutto quando si è al primo cane, quando non si ha tanta esperienza. E ed è un cane che reagisce molto bene all'addestramento, risulta facile, risulta anche piacevole. E soddisfacente sia per il cane che per il padrone. Qual è il proprietario o la famiglia ideale? La famiglia ideale per lo skipper perché è una famiglia che ha tempo da dedicargli, è un cane che comunque necessita di una certa presenza, poi ha bisogno proprio di un contatto costante, non è per esempio un cane adatto da mettere fuori in giardino molte ore al giorno. È un cane che ha bisogno di un legame, di un uh, contatto molto forte col proprietario. Viene anche richiesto molto spesso da chi ha mh, intrapreso attività sportive con cani magari più impegnativi, come potevano essere dei pastori tedeschi o dei malinois, e per diversi motivi nella vita non riesce più a gestire magari un cane di quella mole. Vuoi per uh, un trasloco, vuoi per la famiglia. Diventa sicuramente più facile gestire un cane piccolino come lo Skipper, key, che però è un cane in grado di dare altissime prestazioni, altissime performance in qualsiasi attività sportiva, sia dall'agility eh, allo ship dog, sono cani ottimamente impiegati anche proprio al lavoro sulla, nella ricerca su macerie. E quindi spesso chi ha la passione al cane da lavoro. Si orienta poi sullo Skipper quando ha bisogno di ridurre la taglia. Parliamo invece di salute. Ci sono delle patologie genetiche che sono legate a questa razza canina? Sono principalmente le malattie che vanno ricercate prima diciamo, di fare degli accoppiamenti. Sono la Von Willebrand, che è una forma di emofilia, sono l'MPS 3B, che è una forma di alterazione metabolica la PRA che è un problema agli occhi e l'MDR1 che è un'alterazione della reazione ad alcuni medicinali presente in moltissimi pastori e va cercata anche nello skipper. Ecco, ma uh, si possono prevenire queste patologie o no? Assolutamente sì ed è anche molto semplice prevenirle perché sono malattie genetiche per cui esistono dei test molto semplici eh, che si fanno in laboratorio e moltissimi laboratori sia in Italia che in Europa sono attrezzati e questo permette di accoppiare in tutta sicurezza i portatori sani con altri soggetti che non siano portatori sani o portatori totalmente esenti. Questo permette di utilizzare tutti i portatori senza andare a impoverire il patrimonio genetico ma allo stesso tempo senza far nascere cuccioli che manifestino la malattia. È molto importante anche controllare la lussazione della rotula, come in tutti i cani piccoli, e eh, fare un controllo cardiaco, proprio perché sono cani molto possenti, con molta muscolatura, è sempre bene eh, eh, prima di mettere in riproduzione due genitori controllare che non abbiano patologie cardiache, perché comunque il cuore soprattutto in una razza con questo tipo di muscolatura, con queste performance sportive, è molto importante. Ed è molto importante, secondo me, visionare anche i genitori eh, per rendersi conto del carattere del, eh, dei cani. Sono cani che devono essere equilibrati, devono essere di buon carattere, perché comunque sono, nonostante la piccola mole, sono cani che hanno una dentatura importante, sono cani che hanno una reattività importante, quindi devono assolutamente essere cani equilibrati. Ecco, mi parlavi anche di cuccioli, che avevi qualche cucciolo. Eccolo, vediamo qua. se Vediamolo. riusciamo a farlo vedere, anzi a farla vedere. Purtroppo sono veramente scurissimi. Eh, sono scurissimi. Si. si fa fatica a vedere il musetto, però si, intravede, si intravedono gli occhi. <ride> che tranquilli. vabbè. Sono che delle è. palline di velluto. Lei eh, ha sì. un mese di vita e, e sono veramente delle pallottine. Sembrano <ride> degli orsetti. Quanti cuccioli hai adesso? Al momento la mamma ne ha fatti cinque. 5. 5 al massimo, quanti ne fa la mamma? Eh, a me personalmente è capitato al massimo 6, eh. ma ad alcune mie colleghe è capitato anche cucciolate da 7-8. Ah, ecco, quindi più o meno quella è la media. Dei piccoli pastorini allora sono, anche il nome lo dice, che si può chiamare in realtà in due modi, è vero? Diciamo che in Europa, dall'est Europa dove è chiamato Šiperka, al Belgio dove è chiamato skipperk eh, ci sono, si fa sempre un po' di confusione praticamente oramai ogni paese lo chiama a modo suo in Italia lo chiamiamo skipper chi. ecco, skipper chi, va bene allora adotto anch'io il nome italiano, skipper chi. lo skipper che ha bisogno di qualche cura particolare? No? allora, in realtà il pelo, è, toccandolo, non è un pelo morbidissimo è un pelo... È quasi duro, quasi simile alle setole del cinghiale. Ah. Infatti, grazie a questa sua particolarità, è un cane che si sporca pochissimo ed è un cane che non ha praticamente bisogno di toelettatura se non nel periodo della muta. Solo durante la muta è bene pettinarlo per, per togliere il sottopelo morto che diventa molto fitto in questo momento. Ma se no, non è un cane che ha bisogno di una manutenzione, di delle spazzolature quotidiane. Ecco, quindi grazie Cinzia, ci hai fatto conoscere davvero una razza canina che non conoscevamo perché è poco diffusa, è vero, in Italia? Sì, in Italia è molto poco diffusa, è una razza molto, molto amata, oltre che nel suo paese d'origine in Belgio, è molto diffusa in Francia ma soprattutto è una razza amatissima negli Stati Uniti e in Russia. Perfetto, grazie allora ancora Cinzia per averci fatto conoscere lo Skipper Key, questo piccolo pastorino in Total Black. Invece adesso ci colleghiamo con Antonella Rossello, vicepresidente dell'associazione Zampe d'Oro Onlus per un incendio purtroppo scoppiato al rifugio Amici per un pelo di Olgiate Comasco. Ecco, cosa ci racconta Antonella? Buonasera intanto il vostro Buonasera appello per la raccolta che volete fare per aiutare questo rifugio, ma raccontiamo che cosa è successo prima. Allora purtroppo sabato 13 febbraio eh, è scoppiato un incendio nel rifugio di Amici per un Pelo a Olgiate Comasco, è un rifugio che noi conosciamo benissimo perché la proprietaria del rifugio si chiama Diana Baragiola, è una nostra amica da tanto tempo, cioè nel mondo del volontariato ci conosciamo veramente da, da tantissimi anni e in questo rifugio sono stati ospitati anche alcuni dei, dei nostri cani in cerca di, di adozione. Per cui niente, siamo particolarmente affezionati a lei e, e al suo rifugio, e purtroppo sabato, probabilmente, un cortocircuito ha provocato un incendio che ha distrutto completamente tutta la parte centrale del rifugio. Dove c'erano alcuni box per, per i cani più anziani, per i cani malati in convalescenza, però nessun Ad... ferito, nessun, no, nessuno separato. Fortunatamente, nessun mm. ferito. I cani sono stati tutti tratti in salvo. L'incendio è stato domato nel giro di alcune ore, perché effettivamente ha proprio, ha proprio distrutto tutto il corpo centrale, diciamo, del, del rifugio. Mentre alcune casette che erano separate sono rimaste fortunatamente indenni. Eh, quindi vi, siete attivati, vi siete attivati per, per fare che cosa? Intanto, per mettere appunto, in salvo i cani. Sì, per mettere in salvo i cani, per trovare stalli temporanei dove volontari o persone di buon cuore hanno, hanno accolto questi cani. Ci sono stati anche altri rifugi della zona che hanno dato la loro disponibilità quindi a tenere in i cani grande solidarietà. In salvo, quindi sì, sì, effettivamente c'è stata una grande collaborazione. Ed è bello vedere queste, queste cose, certo. questi momenti di solidarietà, pur nella, nella disgrazia, diciamo, dell'incendio dell che ci ha sconvolto, perché effettivamente ci siamo sentite colpite nel cuore anche noi. Eh, un ecco, po' come però per sempre. proprio ma... da parte vostra un aiuto eh, tangibile, nel senso che è partita una raccolta fondi. Sì, da parte nostra, come zampe d'oro. Eh, abbiamo voluto, vogliamo aiutare appunto a ricostruire il rifugio perché i danni sono veramente ingenti, non sono ancora stati calcolati, chiaramente però sono veramente danni ingenti. Il rifugio è da ricostruire, praticamente tutto da ricostruire. Per cui abbiamo voluto creare noi una raccolta su una piattaforma di fundraising, allora, la piattaforma si chiama GoFundMe ed è una piattaforma di fundraising che è molto conosciuta eh, sia in Italia ma anche all'estero è una raccolta che facciamo a nome di Zampe d'Oro, l'ho organizzata io mh, però la facciamo a nome di Zampe d'Oro ed è eh, se, se qualcuno vuole cercare la sua fan, come si chiama? Allora, la, il progetto, quindi diciamo questa campagna, si chiama Aiuto a ricostruire il rifugio di Olgiate Comasco. Quindi io vado vuole, su questo sito, fund, su questa va, piattaforma, ecco, quindi su, questa... su questo sito gofundme.com okay. e, e ho la possibilità, con la funzione di ricerca, ho la, ho la possibilità di cercare il, la campagna dal, dal nome. ecco. Dal nome? Poi, vabbè, ripetiamolo. Ci sono. <ride> Aiuto a ricostruire il, cani il rifugio, scusate, il rifugio di Olgiate Comasco. Ecco, chi vuole magari partecipare contribuire, anche con poco, però insomma... Ognuno certo. se fa la sua parte si aiuta proprio questo Ma rifugio a riprendere perché? forma e a ospitare ancora eh, nuovi cagnolini. Poi tra l'altro mi dicevi che ci sono anche, nella brutta notizia però ce ne sono anche di, di belle insomma, perché alcuni cani sono stati sì. adottati. Sì, perché alcuni cani che erano presso volontari o presso altre persone in stallo temporaneo, alla fine queste persone hanno deciso di adottarli. Quindi nella, sì, nella brutta notizia ecco, ci sono anche queste belle manifestazioni e queste, e queste belle novità. Eh, quindi ci sono, poi mh, il rifugio sta ricevendo parecchie richieste di, di adozione. E eh, istituiranno proprio una pagina e un indirizzo di mail proprio per, per accogliere, specifico per accogliere queste richieste di adozione, che poi ovviamente andranno valutate con il classico ITER eh, che seguiamo un po' tutte le associazioni. Grazie Antonella, allora mi raccomando Grazie a voi. ognuno possa che possa aiutare appunto il rifugio eh, di Olgiate Comasco a ri rinascere dalle sue ceneri. E salutiamo Antonella e ricordiamo l'appuntamento, finisce qui la nostra puntata di Amico Cane per giovedì prossimo alle 20.30, sempre su Rete 55. Buona serata.